Amici della Pallacanestro, nuovamente assieme, ben ritrovati con Gian Bosio per la seconda partita della giornata, ore 18 in onda, derbissimo di Trieste tra Don Bosco Eppinger e Breck San Dorligo della Valle. Don Bosco in maglia amaranto, colore verdognolo, capo 10 schina, 16 catenacci, di 15 Gordini, 6 Spangaro, 4 Carlin, allenatore signor Daris. Breck in maglia bianca e banda blu, scusate un po' il fiatone, in campo con il numero 16 Cigliani, il numero 15 Spigaglia, il numero 4 Alan Semez, il numero 20 Alberto Grimaldi, il numero 6 Marco Grimaldi. Dopo due minuti scarsi, 2-0 il punteggio, poi arrivano a Spangaro, ex Gorizia anche in B1, Frombogliere vero, schina, rischia di fare in attacco, serve Catenacci, non va il suo tiro, cattura rimbalzo Grimaldi, può ripartire il Breg, poi rimano a Cigliani, Spigaglia, no look pass per Grimaldi. Abito dell'incontro sono il signor Calabrese e il signor, lo scopriremo, sta facendo Grimaldi, lotta forte a rimbalzo, in fazione di 3 secondi, palla nelle mani del Breg, fratello di Don Bosco. Breg che ha più di qualche assenza, ha agito molto bene sul mercato, come detto è arrivato da Conti Losazzo, l'ex A2 di Trieste, da Tiene Venezia, Adriano Pigato. Manca però, e me l'ho preparato buon Francesco Tonizzo con tutto un raccontino, manca Tomas Sterle, sloveno di Lubiana, però racconterò comunque la storia su di lui cammin facendo. Altra assenza nel Breg, Christian Slavez, che assenza. Cigliani sbaglia da sotto, Grimaldi che è lo specialista del rimbalzo in attacco, cattura una carambola e la trasforma in canestro, 4-0. Come detto, questo è un derby alquanto sentito a Trieste, c'è una forte rivalità tra le due squadre, i giocatori si conoscono molto, sono tanti di loro sono amici e quindi quando è così le partite hanno sempre poi qualcosa in più che è più interessanti. Nota importante, dopo due interregni, uno di Clement Klanlig e un altro di Von Vatovez, è tornato sulla panchina del Breg San Dorligo della Valle il nostro Tomo Krasovec. Spigaglia da tre, l'ex Jadram, una tabellata magica, chiede anche scusa, arrivano i primi 3 punti per Spigaglia, 7-0, avvio shock per il Don Bosco. Spangaro, serve schina, brutta palla per Grimaldi, Alberto Grimaldi fino in fondo, 9-0 e timeout immediato chiamato dalla panchina di coach Daris, che sicuramente non si aspettava una via così di partita dato anche le assenze del Breg, ovvero come detto Tomas Sterle e Christian Slavez. Beh, approfitto per parlare di Tomas Sterle. Tomas Sterle è un classe 75 di Lubiana, cresciuto nel KK Postojna, che era, ci hai giocato conto Francesco? Fatto sta, KK Postojna era un club che lavorava molto bene sui giovani negli anni 90, infatti cresciuto nel KK Postojna anche Vladimir Bojza, che abbiamo visto a Siena. Fatto sta, nel 93, quando era under, ovvero aveva 18 anni, era nella rosa della prima squadra e il buon Tomas Sterle fece anche 4 punti in Coppa Europa, la nonna dell'Eurolega, fece 4 punti contro CSKA a Mosca, te lo ricordo, bravo. E ti dico anche un altro compagno di squadra che c'ha, sì, però io ti dico un altro compagno di squadra che ce l'ha legato con la C2, ovvero Dalibor Petrovic, erano under assieme con il KK Postojna, dopo lui è una squadretta. Dopo tu considera che nell'ultima sua apparizione ad alto livello ha giocato con il Gradisce Cernica, che è un'altra squadra di Lega 2 slovena, di Cernico, che è un paese nel sud-est della Slovenia, però un giocatore di altissimo profilo che oggi purtroppo non possiamo gustarci, ma durante la stagione sicuramente ce lo gusteremo. Infatti secondo me il Breg è tra le squadre candidate a dar fastidio a Tarcento, perché Tarcento è una squadra
secondo me, come ho detto prima, tra le tre più forti della storia della C2 recente. Altro resto del break che sta facendo tanto bene questo avvio. 11-0, panchine ammutolite per Don Bosco. Gordini stoppato da Grimaldi con tanto di urlo. Catenacci tiene vivo il possesso. Carlin attacca Alberto Grimaldi, due che si conoscono benissimo. Altra palla parsa di Alberto Grimaldi, recupera Marco Grimaldi, lo spazzino. Marco Grimaldi cerca la magata. Questa se andava, l'avremmo sentito commentare questa azione Grimaldi a Barcola per un bel po' di tempo. Salutiamo da casa anche il buon Marco Contento e tra parentesi facciamo anche un augurio di pronta guarigione dell'infortunio che l'ha colpito. Abbiamo scoperto il nome del secondo arbitro, ovvero Carbonera, dicevamo del Friuli. 1-2 per Grimaldi, 12-0 e primo cambio obbligato direi per il coach Daris. Entra la mano sinistra del diavolo, il Cobra Matteo Zanini, col numero 8 al posto di Carlin. C'è bisogno di energia nervosa in campo. Catenacci da 3 non va, in mezzo alle mani di Gordini. Catenacci, extra pass per Zanini, lo mette un po' in difficoltà Zanini in versione El Contusion, ovvero Ginobili, porta a casa un fallo, un grande body language, aveva due tiri liberi. Lui però spesso fatica dalla lunetta, vediamo se impalla questa sera. Sacca il primo, ed è il primo punto della stagione per il Don Bosco. Due su due per Matteo Zanini, 12-2 punteggio dopo 4 minuti abbondanti di gioco. Panchina lunghissima per Don Bosco, panchina invece alquanto corta per il Breg. Spangolo recupera benissimo un pallone, tira da 3, non va, rimbalzo lungo, recupera Semez, Grimaldi però pesta la linea, una furia Krasovec. Cigliani non la prende benissimo. È pronto sul cubo dei cambi il numero 17 Mattiasic. Krasovec non si fa rispondere, rispondere così. Squadra in campo. Grimaldi, lui che nasce playmaker, l'ex Benevento. Spigaglia attacca quello dell'aria. Bella palla per Mattiasi, c'è appena entrato, non si fa pregare. Solo Cotone e Breg che cerca la fuga. 15-2. Schina spara dall'angolo lungo. Rimbalzo, l'ultimo tocco di Catenacci. Però bravo, molto bravo Spigaglia. Applausi per Free Play perché si accusa di aver toccato per ultimo la palla. E quindi la rimessa per Don Bosco. Gesto bello questo di Spigaglia. Zanini, quarto punto filato. E lui l'uomo più in palla per Don Bosco.
Rimaglio vuole giocare un pick and roll con Spigaglia, chiude il palio sulla suo fratello Marco, ex palestro Trieste, prende un jump in faccia a Zanini, tiro il corto, rimbalza ancora per Grimaldi, che è un giocatore che va tagliato sempre fuori perché ha un timing per rimbalzo offensivo che è una cosa incredibile e forse anche un po' inspiegabile. Zanini 17-4, punteggio in favore del Brex di Godella Valle, sfortunato qua Don Bosco, il tiro di schiena è un in e out. Allora ancora in palleggio Grimaldi, zigzagante, si alza Semez per blocco, fallo in attacco di Semez su Zanini. Io onestamente non l'ho visto, nessuno protesta, Calabrese è convinto, quindi così. Però attenzione che il terzo fallo di Semez, se ne è accorto Krasovec in panchina? Non lo so, Io ho visto una paletta del 3. Secondo me Krasovec non se ne è accorto, Si prepara pigato. Catenacci attacca il fondo, ci mette il piede nella Spigaglia. Pronto per il Don Bosco Tropea, esce Gordini. Io ripeto, secondo me Krasovic non si è accorto del terzo fallo, C'è strano, io avrei fatto un cambio più flash, avrei lanciato un giocatore sul cubo di cambio. Spangaro continua a tirare tre punti, non va il suo tiro, ma era un buon tiro. 0-4 per il Bomber, ex pallacanestro Nuova Gorizia, se non sbaglio. Anche Treviglio lui, forse. Treviglio con Patrick Lanut. Potrei sbagliare qui. Ultimo tocco di Grimaldi. 3-25 sul cronometro. 11-4. No, scusate, 17-4 per il Breg. Ora esce Semez e entra Cigliani. Breg, nonostante l'assenza, avanti di 13. Schiena. Catenacci. Che palla al bacio di Spangaro per Schiena. One man show. 17-6 in favore del Breg. Siamo agli ultimi due minuti di primo quarto. Spigaglia, occhio che ha un buon tiro, Tropea non lo marca bene, è andato lì troppo alto sulle gambe per non concedere il tiro, e lì forse bisognava stare leggermente più bassi, perché Spigaglia ha anche un buon palleggio, un buon primo passo, ha messo giù il pallone, Tropea quindi ha avuto difficoltà nel trovare una posizione consona di scivolamento difensivo e ha commesso un fallo che era abbastanza facilmente pronosticabile. Cigliani è entrato in campo, il suo tiro è corto, bacio le mani di Catenacci. Cigliani ha avuto anche lui una buona carriera professionista. Pallacanestro Trieste, poi anche in Toscana, però non ricordo con chi. Potenza forse per lui, Non so, qualche dubbio. Sicuramente un bel po' di anni in B2 per questo Trieste. Lui è cresciuto nel vivaio da Monte Paschi Siena e proprio qui a Lignano, insieme a un ragazzo qui in tribuna, Andrea Colli, vinse nel 2005, se non sbaglio, lo scudetto Under 19 con la Monte Paschi Siena, la finale contro la Virtus Siena di Bruttini, una delle finali con più alto tasso di talento nella storia. Pensate, in quella finale nazionale due giocatori giocano in NBA, ovvero Datome, che vinse il titolo di Siena con Colli e Cigliani, e Gallinari, che arrivò a sorpresa terzo insieme ad Aradori e a Michel Poletti con la sua Casal Pusterlengo. Mi sa che Zanini da lunetta, freddissimo, quinto punto per la mano sinistra del diavolo, 17-7.
Grimaldi di potenza, magia del Deambo di Rogan e via Polizzer. Canestro veramente di una bellezza disarmante questo di Grimaldi, roba da top 5. Infatti lo segna buon faccio sotto inizio. Anche quest'anno potete votare, insomma, c'è Cero Veneto, le azioni più belle della settimana trasmesse dalla nostra emittente. Brutta palla di Grimaldi per Grimaldi, non riesce a tirare Marco Grimaldi, adesso lo prende fuori ritmo in faccia Tropea, solo Cotone. Gran primo quarto di Marco Grimaldi, che se non sbaglio a quota 8 punti. Ringraziamo per questi dati preziosi Mega Basket, presente qui 2 giorni con noi, articoli quindi online prestissimo e tante gallerie fotografiche da sciolinare. Piede di Cigliani, rimessa quindi per il Don Bosco, che è sotto di 14, ma sembra avere un body language leggermente migliore all'inizio di partita. Fatta la rimessa, è sempre sotto schema per Zanini, che è implacabile. ...22-10, c'è tanto Zanini in questi 10 punti... non sbaglio 8 punti di Zanini su 10... palla passa del Breg... sì, 8 punti di Zanini su 10 di squadra... e pensare che le bocche da fuoco in teoria principali dovrebbero essere Spangolo, Carlin e Schina. Schina subito da Spangaro, bella palla, un po' forse pretenziosa di Schina per Catenacci, altra palla persa, riparte Breg, Schina per Grimaldi, pensa al tiro Grimaldi, arriva Cina nel rimorchio, tira lui in sospensione da 3, in e out, rimbalzo, smanaccia Spigaglia, poi arriva Grimaldi, però c'è un fallo precedente di Zanini su Spigaglia, si sono allacciati i due. Il fallo di Zanini, rimessa da sotto canestro, no, rimessa laterale, una boiata, scusate, rimessa laterale per il Breg, che ha deciso di prendere il tiro. Grimaldi pronto addirittura ad essere triplicato, viene subito Marco Grimaldi, pensa il tiro Marco Grimaldi, marcato la Tropea, palla così così per Spigaglia, però contro Zanini è un mismatch evidente. Spigaglia, in modo inspiegabile, si carta un po'. Tante volte i lunghi, quando hanno questi mismatch, vogliono andare su di potenza, vogliono cercare tutti i costi di contatto, mentre bastava sfruttare lunghe e leve. Catenacci, non so se da serie di finte. Spiegaglia nervoso, cerca di lavorarsi un po' carbonero. Cerca di lavorarsi un po' carbonero. Carbonera. Carbonera, che dovenia. Carbonera di Cervignano. Classico di un giocatore esperto quando vede un arbitro giovane, ci sta. Spangaro, brutta palla, capisce tutto Cigliani, però perde la maniglia, la recupera Schina, 20 secondi alla fine del primo quarto, può andare fino in fondo il Don Bosco Trieste. Schina, 13 secondi, vuole un pick and roll contro Pea, no, se la vuole giocare contro Cigliani. Schina, palla per Catenacci, un buon tiro piazzato, è lungo però, 3 secondi, Grimaldi la tua rimbalzo, sai in che maniera, Alberto Grimaldi, scade 24, il tiro è buono, non va. Finisce un bel primo quarto che sorride parecchio al Breg, 22-10, in favore di San Rodrigo della Valle, piccolo break. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport. Coppe, trofei, targhe. Ampia scelta e prezzi competitivi oltre la professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso, lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it.
Gruppo Dor 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del Gruppo Dor 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del Gruppo Dor 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, Gruppo Dor 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. Pub Pizzeria Lemon, molto più che una birreria. A Fagagna, sulla statale che porta a Spilimbergo, Albano e il suo staff ti aspettano per passare insieme, in un ambiente confortevole, una piacevole serata fatta di sport e ben mangiare. Cucina bavarese, le migliori birre e un'infinita varietà di gustosissime pizze. Il tutto con il maxi schermo per non perdersi nemmeno una partita di calcio. Il Lemon ti aspetta a Fagagna, in via Spilimbergo 220, Lemon Pub, per non farsi mancare nulla. Zanutta S.P.A. 20 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità di un'azienda radicata nel territorio. Punto di riferimento nel Triveneto per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Per saperne di più, visita il nostro sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 20 punti vendita. Da Trieste a Belluno, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano. Presenti anche a Udine, Sacile e due punti a Venezia, San Lio e Cannareggio. Zanutta, il nostro mondo è la tua casa. Secondo quarto di break San Rodrigo della Valle, Don Bosco Trieste. Derbissimo di Trieste qui in quel di Lignano, 22-10 in favore di San Rodrigo della Valle dopo i primi 10 minuti. Spazio ai quintetti. Lo canestone di schina, Breg in campo, luce 7, Mattiasic, numero 16, Cigliani, numero 15, Spigaglia, numero 6, Marco Grimaldi, Don Bosco in difesa in maglia Amaronto, numero Verdognolo, in campo numero 16 Catenacci, 6 Spangolo, 10 Schina, 8 Zanini, 18 Tropea. Natura rimbalza Alberto Grimaldi. Spigaglia. Bella palla per Marco Grimaldi. Bravi entrambi, sia Spigaglia sia Marco Grimaldi col suo taglio sotto canestro a dettare l'angolo di passaggio. Schina da tre, tiro è corto, gli manca un po' la gamba. Rimessa quindi per il Brega, avanti di 12, 24-12, esattamente il doppio. Rientra Semez, a 4 falli, esce Mattiasic. Non è ancora entrato in campo Pigato, quindi forse anche problema fisico per lui. Probabilmente non lo vedremo neanche in campo, quindi addirittura tipo in 7 gioca il Brega con Semez. Un 4 falli e il Brega di Krasovec, lo ricordi Franz, quando abbiamo seguito i playoff. O con Kladnik, esattamente il Brega è questo. Guerrieri in campo, anche quando sono in pochi vendono cara la pelle. Grimaldi vuole giocarsi bismatch contro Tropea. Grimaldi che ha un gran passo, attacca benissimo, si muovono bene però i ragazzi di Krasovec. Grimaldi dall'angolo, il tiro non va, però questo è un buon attacco soprattutto per circolamento di palla. Palla un po' pretenziosa di Spangolo che non è entrato in partita. Cigliani, schina, si impegna la marcatura su di lui. Cigliani forse per azione di passi, su tiro è corto, occhio a taccia calabrese da parentesi, anche l'arbitro principale di Trieste, ripeto, si conoscono tutti, si poteva giocare anche in un campetto, dato una bella giornata di tempo oggi, si poteva giocare nel campetto del CUS, dove spesso si trovano tutti questi ragazzi triestini. C'è un fallo di Spigaglia, un buon fallo, retropea se non avete indisturbato.
1 su 2 di Tropea. Spigaglia. Non va il tiro del body rogan e via Pollitzer al secolo Alberto Grimaldi. E qua Tropea se la gioca benissimo. Urla nostra, nostra, nostra. La calabrese aveva il dubbio. E la palla è in favore del Don Bosco che opera un cambio. Entra il numero 19 Panarella ed esce il numero 16 Catenacci. Vediamo se è cresciuto questo ragazzo che era già nel roster dell'altro anno del Don Bosco Trieste. Schina. Spangaro non va. Siamo 0 su 5 da 3. A rimbalzo. Schina è bravissimo a occupare il pallone. Fazione di passi c'erano? Io non li ho visti, onestamente non l'ho visto bene, però mi dicono che è scivolato col piede. Allora arriva un time out chiamato dalla panchina del Break, è un time out piccolo anche per noi, 24 a 13 per il Break Santo Rigo della Valle. Squadra in campo 24-13. Semez. Spigaglia da tre. In e out. Schina. Spangaro pensa al tiro, lo prende. Spangaro questa volta va. La tripla del baffo del Don Bosco. Giocatore sornione se ce n'è uno, proprio Matteo Spangaro. Bello da vedere però. Difesa fisica di Don Bosco, Semez. Zanini si allaccia su Spigaglia. Si va a 3 secondi, alla fine Grimaldi mette il campanile al centro della chiesa. Questo canestro, più 10, 26-16 per il Breg. 6 minuti alla fine del secondo quarto. Panarella deve prendersi questo tiro battezzato, il tiro non va. Può ripartire quindi il Breg. Ciliani, Spigaglia, bella palla per Semez. E secondo me i gran giocatori non si vedono tanto dalle triple segnate, dal Bolendi, tutto quanto, si vedono dei passaggi, dalla pallacanestro che vedono e dalla pallacanestro che dettano con i loro movimenti, appunto con i loro passaggi. Spigaglia per Grimaldi, piccherò tra i due, però Grimaldi lo ignora, attacca il fondo, trova Semez che è bravissimo, muove su questi tagli flash, ripetendo per Cigliani. Il Break gioca bene, gioca molto bene in attacco. 29-16, 31-16 scusate, siamo quasi a metà del secondo quarto, pronto Carlin sul cubo di cambi, parecchia panchina per il buon Carlo, ex pallacanestro Ronchi, ex Don Bosco, ex ginnastica Triestina se non sbaglio. Tropea no, non farlo Tropea, quando giocavamo insieme ti avevo obiettato di farlo. Prende la tripla, no sto scherzando, il buon Antonio, un amico. Non va però la sua tripla, ci stava perché aveva spazio. Lo anche il coach Bosini che sarà protagonista della terza partita tra la neopromossa Tolmezzo e Codroipo. Grimaldi si gira bene, non va il suo tiro, cattura rimbalzo. C'è un foul di Panarella. Questo è un argomento interessante, Francesco, voi non l'avete sentito, con il microfono è puntato sulla mia bocca. C'era qualche perplessità sul fatto che 300 possa vincere la finale playoff a Dolina. Io voglio dare 300 un paio di volte perché innanzitutto Dolina è un fattore campo, se c'è ancora un fattore campo in Serie C è proprio Dolina. Lo sappiamo anche noi, abbiamo avuto fatto telecroniche dietro le colonne o in mezzo al tavolo di gara. È un campo ostico come quello del Borto, apparente, sono i ricchi campi in cui è difficile giocare, come anche il catino di Don Bosco. Io lo darei 300 perché sono curioso, perché è una magata di Schina. Sono curioso perché 300 sulla carta ha veramente dei frombolieri allucinanti, Bonoli, Munini, Federico Bellina, Accardo, chi più ne ha ne mette? Barazzutti, non mi ricordo neanche tutti. Antena.
Omonini ho già detto, poi c'è Vidani, Bacino, quindi diciamo che sulla carta sono veramente tanto forti, fortissimi forse, però questo è uno sport che per fortuna non si gioca come a risico sulla tavola con i dadi e con le armate, bisogna giocarlo, bisogna dare l'alchimia che avrà coach Andriola, che però Andriola non è che ha mai allenato gruppi così forti, perché mi ricordo che Andriola ha allenato in passato signore squadre ed è sempre stato bravissimo a... Sì, sì, a caso l'ho detto, è sempre stato bravissimo a creare un'alchimia forte tra queste squadre. No, Gaspado non l'ho detto, mi mancava. Quanti sono? In 15? Tipo. Ripeto, è una bellissima squadra, io ho veramente tanta curiosità nel vederla, un po' ti invito domani Francesco che la commenterai tu. Commenti tu o la nostra Michela Trotta? Dipende da cosa decide di fare, ma che facciamo. Ok, che salutiamo ambedue. Tutto, c'è un problema, è a terra Marco Grimaldi. Spero niente di serio, perché Marco Grimaldi ha avuto un problema al ginocchio lui. Quello operato? Secondo me mi ha fatto paura che si toccava tanto davanti. Speriamo nulla di serio, non ho neanche visto l'intervento. Tu hai visto bene Francesco, gioco contro ginocchio, quindi nulla di grave, speriamo bene. Chi è entrato? È rientrato Matiasic. 31 chi difende, 19 chi attacca, 4 minuti scarsissimi alla fine del secondo periodo. Gordini Francesco, abbiamo dato gran palla di Gordini per Catenaccio. Gordini abbiamo commentato assieme a Cividale e Friuli Nazionali un po' di anni fa. In una pallacanestro Trieste, ti ricordi, c'era anche Michelino Ruzier, Stefano Tonuti se non sbaglio. De Petris, Fossati. No, Colonica era infortunato, sì. Magata di Alan Semet, ex Contovel. Uno dei soldati di Peter Brumen, grandissimo allenatore dell'altipiano carsico. Semet e Paulettic, che... ci godremo triplone di Gordini scatenato, eh sì, Semez e Paoletti, ci godremo la prossima settimana col conto e facciamo sfraccelli a livello giovanile. Spiragli a terra, no, c'è un fischio contro Gordini e qua Gordini dice giusto, come l'hai fischiato tu il foto calabrese che sei 10 metri più in là, non l'hai fischiato Carbonera che è un metro dietro di me. Insomma, questa è la palla contesa, però è la prima proprio sbavatura che ho visto. Ho visto buoni arbitraggi per questi primi sei quarti di Basket Day. Che spettacolo sentir Daris in diretto a Strestino che dice: se te sei buttavi per terra non era fallo. Tradotto, se ti buttavi per terra invece di cercare di raccogliere il pallone sopra Spigaglia non ti fischiava fallo, invece così te lo sei cercato. Bravo, perché così non crea neanche un alibi a un giocatore. E condivido. Daris che, tra parentesi, Francesco, ti racconto una, è stato il mio professore all'università di filosofia della politica. Esame effettuato dal sottoscritto dopo un ronchi Don Bosco under 19 finita con 6 espulsi. Finita bene però l'esame. Adesso non so se insegna ancora a Trieste, mi pare che forse insegna a Padova, però forse è una stupidaggine. Carlina 3. Oh là, benvenuto Carlino nella partita. 33-23. A 25-26, scusate. Dopo difficoltà a vedere il tabellone, veramente un'odissea. Grimaldi, skip rischioso per Cigliani che da 2 insaga il canestro del 36-26. 2 minuti. No, al 36-26. Manca 2 e... sì, 3-5, ha ragione Gregori. Di Mega Basket, un occhio finissimo, però
mi confermate tutti, amici qua presenti, che vedere il tabellone è veramente un'utopia, eh? Quindi chiedo scusa, amici da casa. Io purtroppo non ho visto bene. Ufficiali di campo che mi insultano, Francesco, lo sto scherzando. Poi è un umorismo sottile che ogni volta non riesco a capire le battute. Faccio una risata così di circostanza, ma no, non per cattiveria, magari. 35-26, 90 secondi e fine il secondo quarto. C'è un piccolo time out in campo, bisogna pulire il parquet, è scivoloso da una caduta. Allora Dari cerca subito di indottrinarsi il suo giovane Panarella, che mi mettono sui panni, non è facile entrare in campo con marpioni come Spangaro, Carlin, Schina e Zanini. Panarella intanto, bravissimo qua a riaprire per Gordini, extra possesso, Schina. 5 sopra il tiro, Schina, crossover, porta a fuori di Grimaldi. Carlin da tre, da lontanissimo, tiro lungo, mi balza mai di Mattiasic, apre per Cigliani. Cigliani, forse Greg, un giro a potenza con Metz. Può essere? Può essere. Cigliani danza bene sul perno, si alza sul semigancetto, non va. L'ultimo tocco di una maglia bianca e alla fine la rimessa per il Don Bosco. Panarella per Carlin, Schina, ancora Carlin, trova il Pertuccio, quattro maglie addosso, magata di Carlin, secondo me c'era forse fallo, infatti Carlin parla un po' con Calabrese, però tendono a fischiare di meno gli arbitri, questo non mi dispiace. Mattiasic rischia di dover fare 50 flessioni tra i due quarti, ma il canestro invece lì va, 37-26 più 11 per il break, ultimo possesso, 12 secondi alla fine del quarto. Gordini, Schina, 6 secondi, cambio difensivo, semestre a tre falli, Schina attacca, segue Panarella, dove mettere Panarella, segna scheda dei 24, sembra quasi spaurito da questo canestro, ma un canestro importante, finisce così la prima frazione, 37-28 per Black San Diego della Valle, però non cambiate il sito perché si annuncia un secondo tempo, quanto scoppiettante. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Dor 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del Gruppo Dor 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del Gruppo Dor 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, Gruppo Dor 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità.
CDA, un'azienda dove la tradizione è diventata un valore. In più di 30 anni abbiamo portato avanti politiche aziendali basate su trasparenza delle scelte di mercato, ricerca e offerta dei migliori prodotti, macchine di ultima generazione, software avanzati, efficienza dei servizi, rispetto per l'ambiente, tutto secondo il criterio della massima qualità, soluzioni per grandi aziende, uffici professionali, wellness e centri sportivi, sanità e luoghi pubblici, scuole. CDA, dal 1976 pensiamo alla tua pausa, senza pause. Zanutta S.p.A. 20 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità di un'azienda radicata nel territorio. Punto di riferimento nel Triveneto per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Per saperne di più, visita il nostro sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 20 punti vendita. Da Trieste a Belluno, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano. Presenti anche a Udine, Sacile e due punti a Venezia, San Lio e Cannareggio. Zanutta, il nostro mondo è la tua casa. Da oltre 40 anni Dodo Sport è presente sul mercato con un servizio attento e di elevata qualità, accompagnato da un'offerta di prodotti ampia e completa. Da Dodo Sport a Percoto trovi l'abbigliamento, gli accessori e le scarpe per ogni momento informale della tua giornata. Stile, praticità e gusto sono le caratteristiche delle collezioni che proponiamo per uomo, donna e bambino. E per gli sportivi del calcio e calcetto offriamo un assortimento vasto e completo di calzature e abbigliamento tecnico, fornendo un servizio economico e puntuale anche per le società sportive. Dodo Sport, il negozio per gli sportivi e non solo, da Percoto. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport, coppe, trofei, targhe. Ampia scelta e prezzi competitivi oltre la professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Secondo tempo del derbissimo triestino qui a Lignano, Basket Day, prima giornata tra Breg, San Diego della Valle e Don Bosco Trieste. Primi 20 punti che sorridono al Breg, avanti 39 a 28, spazio ai quintetti in campo. Don Bosco attacca numero 6, Spangaro, con numero 10 Schina, 16 Catenacci, 15 Gordini, 4 Carlin. Il Breg risponde con 15 Spigaglia, 14 Semeth, 16 Cigliani, 6 Marco Grimaldi, è stato in campo. Triplone di Schina. Più 10 per il break, 41-31, passati 90 secondi di terzo quarto a Gordini, piazzato da 3, primo ferro, ribalzo nelle mani di Cigliani, Alberto Grimaldi, slalom Meggia, Spangolo, gli tocca la palla, mantiene il possesso Alberto, serve Semeth, Grimaldi, dimenticato la difesa di Don Bosco, fa partire un airball che non tocca nulla, palla nelle mani quindi il Don Bosco. Catenacci, serve Schina che è in ritmo, tiro da 2, è buono anche questo. 5 punti filati di Schina, 41 chi attacca, 33 chi difende, alza una sorta di pressi tutto campo. Il Don Bosco, Cigliani, la salta facile, serve Grimaldi, ancora Grimaldi, Cigliani a spazio da 3, il suo classico jump non va, si mette però un leone sotto le planche, la tua rimbalzo, lo trasforma in 2 punti, mantiene sempre il vantaggio in doppia cifra. Il Don Bosco, il Breg,
porta su palla Spangaro. Dall'angolo schina, su tiro non va. Un ribalzo, lotta Gordini, extra possesso nelle mani di Spangaro. Triple importante questa del Frombolière ex Gorizia. 43-36, bel avvio di terzo periodo, squadre cariche. Grimaldi. Cigliani da 3, altra tripla non va, sta sparacchiando il Ciglio. Spangaro. Carlin taglia schiena. Gordini, ancora Spangaro, pensa al tiro, ma su di lui Cigliani. Piccherò tra i due. Carlin mette a posto i piedi, spara la tripla. Terza tripla di Don Bosco in questo terzo quarto. 43-39. Una tripla di Spangaro, una di schiena, una di Carlin. La partita è viva più che mai. Tu si fa sentire la panchina corta del Breg. Spigaglia, non va il suo tiro, rimbalzo ancora Marco Grimaldi. Che magia di Grimaldi, un baby hook. Mi ha commosso questo baby hook di Grimaldi. Schina, gran palla per Catenacci che super reattivo. Passiamo da sotto il canestro del meno 4. Schina stava per portare a casa il recupero, l'ultimo tocco il suo. Molto molto meglio il Don Bosco in questa terza frazione, che ha praticamente riassottigliato tutto il gap che si era formato dopo un avvio di primo quarto shock. Altro recupero, Carlin da 3, tiro di Sbilenko, rimbalzo con tutto il pallone Spigaglia. Semez, Alberto Grimaldi col tiro del cameriere, The Waiters, il cameriere Alberto Grimaldi con la sensibilità e poi pastrello da violoncellista. In sacco il canestro del più 6, 47-41, siamo quasi a metà del terzo periodo. Dietro la schiena, un po' troppo lezioso. Spangaro, palo e pallone, chiama time out. Coach Daris ha paura che la sfogliata dei suoi sia finita. Cigliani per Grimaldi che ha spazio, non va questa tripla, però Semez apparecchia la tavola in testa a Gordini. Cigliani ha una prateria, prende una tripla comoda e il tiro esce. Rimbalzo però botte da Orbi, mi è pensato un fallo a Catenacci, credo fallo di Catenacci che ha placcato per dentro Alberto Grimaldi. E arriva il time out, chiamato dalla panchina del Don Bosco, e time out anche per noi. Squadra in campo, il Don Bosco recupera il pallone, è uscito bene dal time out. Non va la tripla di Spangaro. Grimaldi servito da Cigliani, si incarta, c'è un fallo di Spangaro che subisce anche un colpo involontario di Cigliani. Rimessa quindi per il Breg. Dove è il fallo di Grimaldi di Turataris? Si può giocare, è fatta la rimessa. Cigliani dall'angolo, non va il tiro, ha sparacchiato troppo il Ciglio. Schina, serve Spangaro, mette bene i piedi, un in e out, sfortunato Gordini, smanaccia quasi alla pallavolista andante. Possesso ormai del break, avanti di 6, 47-41, 4-38 sul cronometro alla fine del terzo periodo. Cigliani, serve Grimaldi in angolo, su lui Schina, si fa vedere in posto basso Semez. Ignorato, Grimaldi un tiro alquanto difficile, non va, palla a Carlin, uno contro due, aspetta rinforzi, arrivano Gordini e Spangaro, subito Gordini, ribaltamento per Spangaro, ha una prateria e la mette, la tripla,
il bomber del Don Bosco. 47-44, timeout immediato, chiamato da coach Krasovec. Squadra in campo, 3 punti, 47-44, Grimaldi serve il fratello Marco, il tiro da 2, un in e out anche questo, Catenaccio rimbalzo, fa la voce grossa, serve il buon Spangaro, però rientro difensivo, Spangaro dal parcheggio, anzi dall'acqua splash di Lignano, sul tiro non va, rimbalzo di Gordini, subisce il fallo, il tiro non va, avrà due tiri liberi, l'ex Pacan sotto Trieste. Body language tutto dalla parte del Don Bosco. Due tiri per Gordini che possono portare a meno uno il Don Bosco Trieste. Uno su due di Gordini. 47-45, un solo possesso tra le due squadre. Grimaldi alza pesce tutto campo, 2-2-1 il Don Bosco. Lo batte facilmente il break con un lancio baseball dell'Andy Rodriguez di Sant'Olivo della Valle, ovvero Alberto Grimaldi. 49-45. Spangalo per Carlin, Piccaroli con Schina, gioca praticamente senza lunghi, solo con Catenacci e Gordini, che però si allontanano molto, e Don Bosco, Catenacci segna, canestro almeno 2. 49-47, Spigaglia per Semez, a questo punto lo depigato non entrerà più, poi mi fidici per lui. Rimani dall'angolo, altro canestro di Marco Grimaldi, facendo una bella partita. Spangaro, Carlin, no, no, questi non erano passi, secondo me si è fatto un po', si è fatto un po' fregare della scivolata di Carlin, però insomma era aderente al terreno. Carlin esce, rientra Zanini, che ha avuto un avvio di primo quarto incredibile Zanini, anzi grazie a Zanini Don Bosco è riuscito pian pianino a risalire la china, ricordo l'inizio 12-0, poi Zanini con 8 punti su 10 di squadra ha rimesso i suoi in corsa. 51-47, Cigliani, andiamo per Grimaldi, la sua mattonella, questa volta però non va, rimbalza le mani di Cigliani, però Catenacci qua ha fatto un errore grave non tagliare fuori Cigliani. Grimaldi, che canestro di un giocatore che ha fatto grandi campionati anche in B2 e lo si vede. 53-47, Spangaro per Zanini, Schina da 3 storto, palle mai di Spigaglia. Break sta giocando in 6 non in 7, l'unico in campo da panchina è stato Mattiasic. Grimaldi chiude il palleggio, passaggio a Zanini, forse i tempi in cui giocavano a Ronchi assieme. Slalom mezzo a Spangaro, fallo di Grimaldi tattico, ha visto i suoi sbilanciati in difesa, ha voluto fermare il contropiede del Don Bosco, ci può stare. Manca 1 minuto e 47 secondi alla fine del terzo quarto, 53 chi difende, 47 chi attacca, rimesse mai di Gordini. Spangaro, sul tiro non va, rimbalzo di Grimaldi che attacca e fa, rischia una frazione di passi. Alberto Grimaldi per Spigaglia, chiama un piccolo Grimaldi con Spigaglia sul blocco granitico, che grande di Guazzanini, che giocata di Zanini che prende anche un fallo anti, fallo tecnico di Spigaglia che va completamente fuori partita. Allora, cosa è successo? Cosa è successo? Praticamente Spigaglia ha fatto un blocco energico,
dritto sull'uomo. Zanini ha subito il contatto in modo regolare e poi si è allacciato su Spigaglia. I due hanno sbracciato e l'arbitro ha fischiato fallo in attacco. Spigaglia dicono: tu hai fischiato un altro sport. Io non avevo fischiato nulla, però ne ho visti fischiare questi falli a favore di Matteo, penso un centinaio in 10 anni che lo vedo giocare. E poi il classico fallo, e si è cambiata la regola, solo un tiro libero. Sul tecnico è solo un tiro libero. Calabrese, che è più rodato, si è subito ricordato, chiede scusa al giovane arbitro. Krasovic forse non lo sa che è cambiata la regola. Forse bisogna spiegarlo. Ma questo fallo subito da Zanini è il classico fallo che manda fuori di testa l'attaccante, perché non si vede colpevole, no? Si vede allacciarsi con il difensore e quindi un contatto paritario. Ti devi fischiare quel fallo lì, facilmente sbrocchi Spigaglia, fate sbroccato, fallo in attacco, antisportivo. Io non so che fallo è di Spigaglia, ma penso sia il terzo fallo barra quarto, terzo fallo sicuro, terzo fallo di Spigaglia. Tre falli Spigaglia, tre falli Samez. Altro bel labiale qua, Grimaldi con sorriso richiama Cigliani, fa occhio che qua Spangolo tira da metà campo, sì. Io ho giocato 4 mesi con Spangolo, Spangolo può tirare tranquillamente da metà campo su una rimessa del genere. È nel suo DNA. 53 a 48, però bel derby, bella partita. Schina, pick and pop di Gordini, ignorato. Rimbalzo mani di Spigaglia, che è rimasto in campo. Fetta zona e Don Bosco 2-3 già da un bel po' di minuti. Grimaldi Alberto per Marco, finta il tiro Savicigliani, attacca bene il break girando, cambiando lato 2 volte, in funzione di passi di Semez. C'è sempre Zanini in mezzo. La rimessa per Don Bosco sotto di 5. Volando sempre al termine. Che spettacolo i due allenatori a bordo campo. Daris e Krasovic, due sornioni. Gordini. Spangaro. Non va su tiro, schiena cattura rimbalzo, fallo di Grimaldi. Isacca. Schina e tiro libero. Due su due di Schina. 53-50. Ultimo attacco del break, 8 secondi per andare il tiro. Grimaldi vuole blocco di Semez da 3 falli. Grimaldi Spangolo, gli ruba la palla con la magia. Serve Schina, non va la magia, fine terzo periodo. Bellissima partita, 53 break, 50 Don Bosco, piccolo break, poi nuovamente assieme. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Dor 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del Gruppo Dor 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del Gruppo Dor 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa,
Gruppo Door 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. Zanutta S.P.A. 20 punti vendita. La passione di una famiglia. La professionalità di un'azienda radicata nel territorio. Punto di riferimento nel Triveneto per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Per saperne di più, visita il nostro sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 20 punti vendita. Da Trieste a Belluno, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano. Presenti anche a Udine, Sacile e i due punti a Venezia, San Lio e Cannareggio. Zanutta, il nostro mondo è la tua casa. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport, coppe, trofei, targhe. Ampia scelta e prezzi competitivi oltre la professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Ultimi 600 secondi di questo vincente derby triestino qui a Lignano, al Basket Day di Serie C regionale tra Brex San Diego della Valle e Don Bosco Trieste. Bellissimi questi 30 minuti che vedono sorridere il Brex, ma solo di tre lunghezze, 53 a 50. Non va il tiro di Carlin, quindi ordine coi quintetti. Il Brex in campo con il numero 6 Grimaldi, 15 Spigaglia, 20 Alberto Grimaldi, 16 Cigliani, 14 Semez. Per il Don Bosco in campo numero 6 Spangaro, il numero 4 Carlin, numero 8 Matteo Zanini e il numero 10 Schina. Allenatori per il Don Bosco, coach Daris. Per il Brex San Dorlio, coach Krasovec. Arbitri dell'incontro il signor Calabrese di Trieste, Carbonera di Cervignano. Buon arbitraggio fino a questo momento, a parte un paio di sbavature però dettata anche da voi dei giocatori. Si scalda Pigatti in panchina, però in caso secondo me di essere pronto è entrato qualche giocatore che sono 5 falli o crampi, perché il Brega ha giocato in 6 tutta la partita, 5 e mezzo, ma Tiatic in campo un paio di minuti. Brex che ha perso Metz, che si è ritirato, ha perso Gelleni. No, in promozione Metz, ok, in promozione. Si è ritirato gli impegni più gravosi, diciamo. E Gelleni che ha detto allo Yadram, se non sbaglio. Un giovane alquanto interessante. Spigaglia attacca Catenacci. Semez ha doppiato, impazione di passi di Semez. Io non l'ho visto bene, ma in ogni caso Semez non l'ha mostrato bene. Grimaldi e Daris, due che si amano e si odiano allo stesso tempo, cercando il rispetto tra i due. Rimaldi che sembrava dovesse tornare nel tornato col Don Bosco, lui è stato cresciuto più da Dalis, poi all'ultimo istante decise di rimanere al Brex. Questo è almeno uno intanto per il Don Bosco. Adesso il Brex è stanco, iniziano a pesare il minutaggio lungo per i suoi titolari.
fatta la rimessa. Ciliani. Rimessa per Ciliani. Grimaldi. Ciliani, come lo serve Spigaglia. No, schiena di recupero il pallone. Adesso il Don Bosco ha il pallone del sorpasso. Dopo 33 minuti sotto. Schina vuole prendersi questa tripla pesantissima, tiro però il corto, gli manca un po' le gambe, anche Schina tanti minuti in campo. Pronto Mattiari sul cubo di cambi per il Breg. Grimaldi rimette la chiesa al centro del villaggio, 55-52. Spanghero. Zanini. Servito da Schina, Zanini segna assorbendo il contatto. Continua a pressare tutto campo il Don Bosco, o più o meno cercare di farlo. Grimaldi dall'angolo, botto d'orbi a rimbalzo. E storia tesa ancora tra Zanini e Spigaglia. Il fallo di Zanini. Entra Mattiasic ed esce Grimaldi. Il fallo di Zanini. Secondo fallo di Zanini. Altro canestro del Breg. Questo di Grimaldi, 57-54, mantiene sempre un tesoretto di tre punti il Breg. Carlin contro Alberto Grimaldi, due sono cresciuti insieme appunto con la ginnastica, hanno conosciuto un anno col Don Bosco in prima squadra, giovanissimi. Infazione di passi intanto di Catenacci. Pronto Gordini sul cubo di cambi. Grimaldi per Mattiasic, post basso Spigaglia, non è visto Mattiasic, 5 secondi il tiro, Ciliani dall'angolo, un tiro a coefficiente di difficoltà e quanto elevato, smanaccia Spigaglia, controlla il pallone Zanini, sono quasi a metà dell'ultimo periodo, fino in fondo Spanghero, primo canestro da due di Spanghero negli ultimi 8 anni, no sto scherzando, Spigaglia rischia la palla persa, Ciliani slalomeggia, serve Mattiasic in angolo. Il Don Bosco sta cercando di invogliare costantemente il Brega, prendersi un tiro veloce fuori dagli schemi. Gran palla di Ciliani per Grimaldi, che ha un senso del corpo incredibile. Il palleggio Spanghero dall'acqua splash di Lignano, sabbia d'oro! Dai scivolo kamikaze, mette questa tripla Spanghero, che vale il pareggio, mini supplementare di 4 minuti e 50 secondi, 59 pari, Grimaldi, palo, voleva il fallo, Don Bosco ha possesso del vantaggio, Zanini fino in fondo, segna il canestro del più 2, che vuol dire vantaggio, primo vantaggio dopo 35 minuti sotto, Zanini segna il canestro del più 2 e il timeout obbligatorio chiamato da coach Krasovec. Su
squadra in campo, da Lunetta Semez, insacca il primo tiro libero, 60-61 per il Don Bosco, 4 minuti e 23 secondi alla fine dell'ostilità. 2 su 2 di Semez, 61 pari. Si fa sentire anche il grande Pierluca in tribuna, storico tifoso del Don Bosco, sempre al seguito della squadra, bravissimo ragazzo. Gerlin, Pruschina. Zanna, Nanini, Oscar dei 24, sul tiro Polo Sbilenko, 61 pari. Matijasic per Grimaldi. Piccherò con Spigaglia, porta a casa il fallo Grimaldi con un po' di esperienza. Fallo di Catenacci. E a zero falli il break in questo quarto, mentre arriva il bonus il Don Bosco. Matijasic servito da Svito Grimaldi. Grimaldi forza un po', prende il palo, riparte Schina, un possesso fondamentale per il Don Bosco. Schina, fallo di Cigliani. Questa è una chiamata difficile al limite. Qualsiasi fischio avrebbe scelto, qualsiasi fischio avesse scelto avrebbe indotto in errore, cioè avrebbe, qualcuno sarebbe rimasto scontento, perché Cigliani è una posizione quasi giusta. Schina con la spalla stava quasi sforzando il fallo in attacco, era proprio al limite. Un fischio che non mi sento di condannare nessuno. Due tiri per Schina, insacca il primo, torna nuovamente avanti il Don Bosco. Due su due di Schina, percorso netto 61-63, vi ricordo dopo la partita, intervista di Francesco Tonizzo e poi alle ore 20, sarà un leggermente dopo, ci sarà pallacanestro sotto il mezzo contro Codroipo. Semez, che canestrone di Aaron Semez, 63 pari. C'è un fallo subito da Schina. Rientra Grimaldi ed esce Matijasic. Servito Carlin, Zanini. Palla così così per Schina, che però riesce a controllarla con grande ball handling. Piccherò con Zanini, Schina, il passo è lontano, prende il tiro che non va. Firenze 63 pari. Grimaldi. Fallo di Carlin su Semez. Libri quindi per Cigliani. Sbaglia il primo Cigliani. Il
attacca il secondo. Più uno Bragg, 64 chi difende, 63 chi attacca. Siamo negli ultimi 2 minuti, 10 secondi di gioco. Spangano contro Cigliani, Cieni che è un grandissimo difensore, gli mette pressione, servito Carlin. Zanini pensa al tiro, Spangano vuole la palla, viene servito. Fallo in attacco di Zanini. Reo con una, passatemi il termine, culata, deve essere creato un po' di spazio. Non è secondo di per il Bragg che è avanti di uno. Questa è una giocata abbastanza importante della partita. Grimaldi ha marcato la schiena, comunque un bellissimo derby come ci aspettavamo. Cigliani e flopping di Zanini che voleva un fischio a favore. Semez porta a casa il fallo, l'ombra del partito, prima con un canestro UFO, adesso aveva 2 tiri liberi. C'è un time out chiamato la panchina del Don Bosco, sì, Don Bosco. Due tiri di Semez dopo il time out, non va il primo, va il secondo, porta avanti di uno, porta avanti di due, scusate il punteggio, 65-63. Ultimi 90 secondi di partita, più 2 per il Bragg, 65-63, il Bragg è sulle ginocchia, ma come lecito sia, ha fatto questa partita alquanto intensa in 6, con solo Mattiasic a dar di cambio, senza Pigato, senza Slavez, senza Sterle, Don Bosco con cuore ha rimontato, adesso sono gli ultimi 90 secondi scarsi di partita. Rimessa difficoltosa di Spano che porta una palla pesantissima, Grimaldi suona il contropiede, ignora Semez, poi gioca col cronometro, salva Alberto Grimaldi, brutta palla persa questa di Spano, brutta rimessa fatta da Don Bosco. Grimaldi è un pallone importantissimo, attacca Spano, però scivola bene, servito Cigliani, c'è danza sul palo, trova il spazio, prende anche lui il palo, a 2 secondi per andare il tiro, 1, Cigliani stava per inventarsi una preghiera. È il solito rimbalzetto in attacco di Marco Grimaldi, porta il suo più 4, Grimaldi uno da seguire anche negli spogliatoi. Spanghero su di giri, una trippa del parcheggio, non va, subisce fallo Catenacci. Spanghero rischiato prima buttare via una rimessa, anzi l'ha fatta, poi tiro così così. Catenacci, infrazione di passi. Don Bosco si è un po' squagliato in questi istanti. Cosa è successo intanto? Sequela di tecnici? Io non ho visto bene cosa è successo. Un tecnico a Spangler, un tecnico a Krasovec. Quindi? Nulla, tutti amici come prima. Quindi rimessa per il Bragg.
fallo di schiena su Cigliani, due tiri liberi più 4 per il Brege, che adesso due tiri liberi importanti per portare a due possessi pieni le due squadre. E Don Bosco se la perde, per quella rimessa scellerata fatta sotto canestro, che ha portato successivamente al canestro in tap-in di Grimaldi. Due errori grossolani, prima la rimessa e poi il non tagliare fuori Grimaldi, che onestamente loro due squadre si conoscono a memoria, si sa, Grimaldi a rimbalzo offensivo è una sentenza. Sbaglia secondo Cigliani, 6 punti, no 5 punti a due squadre, 68 a 63, schina da 3 punti forzando un po', il tiro è corto e qua probabilmente finiscono le speranze del Breg, del Bor, dico tutte, del Don Bosco, chiedo scusa. Grimaldi dalla lunetta, sbaglia il primo, tiene in vita il Don Bosco. Zero su insolito di Grimaldi, c'è ancora vita per il Don Bosco. Carlin serve Spangolo, mette a posto i piedi di tiro, però è Sbilenco, era un buon tiro questo. Grimaldi, fallo di Spangolo. Grimaldi per un tiratore dei liberi così così, vediamo, poi 19 secondi sono pochi, cresce sulla panchina del Don Bosco. Sbaglia primo Grimaldi, 0 su 3 nell'ultimo periodo per il Breg. 0 su 2 anche per Marco. Schina, serve Zanini che segna il canestro del meno 3. Fallo su Grimaldi, attenzione. E attenzione signori, perché sono 3 i punti delle due squadre, 68-65. E i fratelli Grimaldi negli ultimi 20 secondi hanno fatturato un 0 su 4 della lunetta. Uno si vince, due si vince comunque, 0 Spangolo la tripla del pareggio nelle mani. E tira la Spangolo probabilmente, cioè, penso da metà campo. Grimaldi. Grimaldi. Zero su due di Grimaldi, 0 su 6, però schina perde una palla sanguinosa. Io penso però il Breg voleva far fallo, hanno chiamato la panchina del Don Bosco. Io penso che il Breg voleva far fallo immediato per non concedere la tripla a Spangolo e soci. Però Don Bosco ha tanto da criminare, innanzitutto la rimessa sotto canestro, il non tagliare fuori Grimaldi e questa palla persa che è veramente sanguinosa. Grimaldi alla lunetta dopo un 0 su 6 collettivo in sacco e tiro libero dell'eventuale probabile sicurezza, 69-65. Mi sa che anche il secondo, più 5, Spangolo, vediamo dove tirerà. Vada 2 Spangolo, non va, e finisce così il derby Breg Don Bosco, vince di 5 Breg, 70-65, è stata veramente una bella partita da vedere, io vi ringrazio amici da casa.